Fate sentire a chi sta facendo la diretta radio e TV quanta gente c'è in questa piazza! E questo applauso lo dedichiamo a colui che ha iniziato tutto e che ci ha portato fino a qua, a Umberto Bossi! Grazie, grazie. Quando facevo la Bossi Fini, la debolissima legge che in un qualche modo difende il paese, cioè io capivo che la sinistra voleva l'immigrazione, era passata la globalizzazione voluta anche dalla sinistra, e quindi c'era la possibilità, visto che passavano le merci, di far passare anche le persone, quindi magari di sostituire quelle persone, quegli uomini, quei popoli che non avrebbe mai voluto la sinistra, il governo del paese, con nuove persone, disperati, che oppressi dai bisogni che potevano essere tirati facilmente dalla loro parte, da parte della sinistra. Sapevo questo, sapevo anche che l'Africa non è un piccolo paese, che l'errore che fanno in molti, anche in Parlamento, l'Africa è un vero continente, con miliardi di persone, se venissero qui dovremmo scappare noi, non ci staremmo. Sapevo anche che stava avanzando una crisi economica e non avremmo avuto la possibilità di, diciamo, integrare questa, perché l'integrazione, l'ha detto bene prima Tony, diciamo, l'immigrato africano che ha parlato prima, l'integrazione nasce se c'è il lavoro. Se non c'è il lavoro non è possibile integrare le persone, e quindi non potevamo non fare una legge che, certo, tenendo d'occhio quello che viene considerato il paese, il più grande paese democratico dell'Occidente, l'America, che ha leggi sull'immigrazione particolarmente dure ed efficaci, quindi siamo partiti da lì, però io già allora immaginavo che sarebbe finito così, sarebbe finito con la sinistra tesa a difendere i loro prossimi voti, sperano loro, e diciamo la gente che diceva stop, è troppo, stop, non ce la facciamo, non ci sono posti di lavoro neppure per noi, mica possiamo dargli i nostri posti di lavoro, questo non è possibile, quindi bisognava mandare un messaggio all'Africa e dire non possiamo accogliervi tutti, non c'è spazio, non c'è lavoro, non ce la facciamo. La Bossi Fini nacque per quello, magari imperfetta perché non la feci da solo, la fece assieme a un magistrato che mai ha mandato Fini, però questi problemi non li vedeva questi problemi, come capita a molti magistrati, era cieco, portava gli occhiali scuri, non vedeva bene, e era cieco per ideologia, noi non avevamo l'ideologia, sapevamo che dovevamo davvero aiutare l'Africa a casa sua, e questa è l'unica cosa di cui mi lamento, di non essere stato capace fino adesso di attivare un'azione al di fuori del governo italiano che riuscisse a mettere in rapporto i paesi africani, soprattutto non sono tutti poveri, disgraziati, spiantati, ci sono certi che hanno ottime materie prime con cui si potrebbe fare degli accordi economici, dandogli magari la prima fase della lavorazione in questi paesi e per garantire a noi la seconda e la terza fase di lavorazione. Sarebbe utile anche per noi. Questo mi sembrava avesse un senso. Adesso nella Lega c'è un console, è entrato un console di un paese africano. Io spero che si possa mandare a fare un giro in Africa, a vedere cosa si può fare
per aiutare e per aiutarci, perché non è tutto negativo, può essere anche positivo per le nostre imprese, per la nostra economia. Dobbiamo muoverci. Se ci si siede a un tavolo e si guarda il bene del paese, si trova l'accordo, si riesce a mettere giù dei progetti che non siano progetti puramente e semplicemente di invasione, ma progetti utili ai paesi, ai popoli africani che sono abbandonati da Dio. Oggi poi con l'Ebola, sentivo l'altro giorno proprio Strada che diceva, cioè, aspettiamo medici, vengono i medici, fate venire i medici che vogliono venire ad aiutarci, perché ci mancano e qui le infezioni dilagano e non c'è nessuno che ci mette mano. Questo sicuramente è un fatto che non si può lasciare sordi, perché poi se non risolviamo i problemi a casa loro di questa gente sicuramente ci invadono. La vera difesa non è Mare Nostrum, la vera difesa è fare degli accordi economici che non necessariamente, non deve voler dire che gli diamo i soldi, serve proprio a non far partire niente, ma fare degli accordi per cui certe materie prime che non abbiamo ci arrivano. Noi gli diamo una prima fase della lavorazione industriale e un vantaggio reciproco, questi sono i veri vantaggi utili, che funzionano, che durano. Questa è la cosa secondo me da fare, altrimenti sono tutte chiacchiere. Certo, abbiamo la sinistra che spera di ottenere i voti da questa gente, no? Questo è una cosa che non va bene, non dobbiamo battere quella strada, dobbiamo dire tutti i popoli vanno aiutati, certo, nei limiti del possibile, però si può e forse si deve. Questa è l'unica cosa che mi sono pentito di non aver ancora fatto, ma alla fine ci arriveremo, perché la Lega non ha nessuna intenzione di restare ferma all'opposizione, a subire le scelte di questo governo. Noi vogliamo vincere le prossime elezioni, punto, per avere in mano quelle leve che ti permettono di fare le cose. Abbiamo un po' di progetti fermi a metà, abbiamo bisogno delle leve del governo del paese. E lì arriva, se occorre vincere le elezioni, le vinceremo, ci sono balle. Nonostante oggi la sinistra, certo, utilizza tutte le armi democratiche, no, a sua disposizione per combattere gli avversari. Bene, adesso siamo sotto, la prossima settimana arriva la legge di stabilità in Parlamento. Una stupidaggine, perché in realtà crea instabilità. Dove Renzi fa appello al mio disegno di legge che è fermo in Commissione Industria alla Camera sul TFR. Io l'avevo fatto valutando che avevano Prodi, la legge Prodi, Damiano Prodi, con i voti della sinistra avevano derubato le imprese, avevano portato via il TFR dalle imprese, con cui le imprese si autofinanziavano e quindi riuscivano a comprare i macchinari, a fare investimenti e a creare posti di lavoro. È stato un furto, una rapina, è stato un esproprio senza indennizzo, dice la magistratura, ha detto la magistratura contabile. Quindi voi dovete preparare, dobbiamo raccogliere le firme per un referendum popolare. In Italia non è la Svizzera, non è democratico, un paese così. E devo dire che non c'è il referendum propositivo, ma quello abrogativo ci va bene. Dobbiamo abrogare la legge Prodi, perché il TFR resti alle imprese. È inutile che il governo dice che vuol fare i posti di lavoro. I posti di lavoro si creano così, ridando il TFR alle imprese. Vogliono dare il TFR in busta paga.
è una pillusione. Le imprese fallirebbero, scapperebbero, perché le imprese non hanno la liquidità necessaria a mettere in busta paga dei lavoratori il TFR, che pure dei lavoratori. Vorrebbe dire la fine delle industrie. Dovremmo essere dei pazzi a volere la fine delle industrie. La sinistra per un attimo pensa, si è illusa, visto il suo odio per gli imprenditori, si è illusa di che ci potesse essere un futuro senza imprese. Non esiste futuro senza imprese, il futuro è con le nostre imprese. E quindi adesso vogliono darle in busta paga, vuol dire aumentare di scaglione e l'IRPEF con le tasse porterebbero via, dando con la mano destra e con la mano sinistra, non a caso, porterebbero via quello che danno con la destra. Quindi noi vogliamo che il sistema funzioni, che le imprese possano funzionare, dare posti di lavoro, creare il futuro. E quindi TFR in busta, non in busta, ma alle imprese, perché possa i lavoratori, intanto, se c'era le imprese, sicuro che potranno godere della buona uscita. Finché il TFR ce l'ha lo Stato, e c'è anche il rischio che un bel giorno le cose vadano male e lo Stato dà ordine alla magistratura di bocciare ogni richiesta di indennizzo. Se sarà invece l'imprenditore, è sicuro che se un lavoratore ricorre in tribunale, la buona uscita l'imprenditore gliela dà, gliela deve dare. Quindi il TFR per rilanciare le imprese, come era una volta, è cancellato da Prodi con i voti della sinistra. La sinistra non lo dice, perché la crisi sì è a livello internazionale, è venuta dall'America, però la responsabilità del motivo perché non riusciamo a uscire dalla crisi nel nostro paese è legato, è colpa della sinistra, di Prodi e della sinistra, che hanno tolto il TFR alle imprese, mettendoli alla mercé delle banche e quindi mettendoli in ginocchio, rendendole impossibile di camminare, di ripartire. Chi è scappato, chi chiude. Noi vogliamo cambiare questa situazione drammatica. Ebbene, a giorni parte la raccolta firme. Vogliamo raccogliere le firme per un referendum abrogativo dell'infame legge Prodi votata dalla sinistra. E questi odiano gli imprenditori e quindi sono disposto a tutto. Se falliscono, ebbene, finalmente l'odiato nemico è morto, non c'è più. Errore. Però fallisce anche il paese, muore anche il paese. E soprattutto muore due volte. Se fai immigrazioni fortissime senza avere la possibilità di integrarle col lavoro. Quindi noi, bene, questa manifestazione, vi ringrazio intanto che siete venuti in molto, perché questo vuol dire che tutti sentivano che le cose sono squilibrate e lo squilibrio non porta da nessuna parte. E se nelle prossime volte, quando si parlerà il problema della libertà del nord, e si parlerà questo problema, questa piazza verremo non in 100.000, ma il progetto è 500.000 di persone. Poi vediamo se il sindaco di Milano fa fare la doppia manifestazione contro la Lega utilizzando i centri sociali. Noi non siamo d'accordo con questi sistemi. Vogliamo che tutti possano parlare, non opprimere, non aggredire, non serve a niente, perché all'aggressione poi si risponde con l'aggressione, e questo non fa il bene del paese. Grazie fratelli. Viva la Padania! Padania! Beh, la Lega piano piano si sta rimettendo in piedi. Adesso
mi processano, boh, certo, io le prove le ho in mano, non ho preso mezza lira, e quindi, ma noi non scappiamo, non ci inginocchiamo, siamo qui ancora, Gagliardi, non temiamo, processate per quel che abbiamo fatto, siamo onorati di rappresentarvi, fratelli padani, siamo tutti onorati, perché è un corpo vivo, dimostrate che la Lega è un corpo vivo, voi dimostrate che c'è bisogno di Lega, c'è bisogno di chi dice stop a scelte inconclude, a scelte sbagliate, stop al coraggio, vieni in piazza, non si nasconde, non mette le bombe, vieni in piazza a dire no, a parlare con voi. Grazie fratello, un abbraccio. Grazie. Padaglia! Più forte ragazzi. Padaglia! Di più. C'è un referendum in arrivo per la libertà di un popolo molto amico, è il Veneto. Veneto! Oh. Speriamo. Noi sappiamo, la Lega è a disposizione per aiutare. È la Lega che è amica di tutti i popoli europei che chiedono una nuova realtà attraverso la democrazia referendaria. Dobbiamo unirci con questi popoli. La prossima volta in questa piazza ci saranno i catalani, gli scozzesi, i veneti. Un abbraccio, fratello. Padaglia! Oh.